Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi facciamo un veloce confronto tra il Samsung Galaxy S10 Lite e la gamma dei Samsung Galaxy S10. In questo caso qui ho un Galaxy S10 E, che è il mio telefono da più di un anno, quindi lo conosco molto molto bene, e qui abbiamo il nuovo, tra virgolette, S10 Lite. Prima di cominciare vi lasciamo un bel like al video e iscrivervi molti al canale. Adesso sto riprendendo l'attività, quindi potrete vedere video su questo canale ogni settimana abbondantemente. Comunque, cosa dire? Diciamo che farò un confronto con tutta la gamma, ma ho provato anche i modelli più grandi e in generale sappiamo e sapete forse che le specifiche dell'S10e con quelle dei fratelli maggiori sono pressoché identiche, a parte qualcosina nella fotocamera, visto che questa ne ha solo due, mentre i fratelli maggiori ne hanno tre e più, e per il resto la batteria però e il display, però per il resto il processore e prestazioni sono praticamente le stesse all'S10e. Allora, come sempre io nei confronti di questo tipo vado molto improvvisando, quindi diciamo che non mi sono fatto una scaletta, però non è quello di importante. Ovviamente io preferisco, piuttosto che vedere due telefoni sul tavolo, visto che alla fine comunque chi segue il video non è che si basa su quello che vede, visto che in 10 minuti di confronto non si può mostrare molto, si basa più che altro su quello che dice il recensore. Secondo me, diciamo che parlerò un po' di questi due telefoni, di cosa farei io, e immagino che molti di voi vedranno questo video sotto Natale o comunque a breve con qualche offerta, diciamo quando i due telefoni S10 e S10 Lite costeranno pressoché lo stesso, visto che S10 Lite si trova già adesso sui 4,99 in offerta, forse qualcosa meno, mentre S10 si trova sui 5,30, l'ho visto, quindi comunque prezzi molto simili. Per sotto Natale immagino che i prezzi saranno ancora più vicini, o comunque una cinquantina di euro di differenza. Quindi vi dico cosa farei io al vostro posto, e comunque se volete trovare vedere le recensioni dei telefoni trovate qua in alto nel tastino i di informazioni. Partiamo col dire che chiaramente fra S10e e S10 Lite c'è un abisso di differenza in termini di dimensioni. S10e rimane uno dei top di gamma più sottili, se non il più, scusate, il più piccolo, se non il più piccolo in assoluto, mentre S10 Lite è un bel padellone, ma è in linea con la maggior parte dei telefoni. Devo dire che è anche molto leggero per essere così grande, quindi nel complesso, e ha delle cornici molto molto sottili, quindi nel complesso da questo punto di vista non ho nulla da dire. È un design che mi piace molto, dietro è plastica ma sembra vetro, mentre S10, la gamma S10 è vetro. Infatti partiamo subito da questo concetto: S10 è un top di gamma dell'anno scorso, S10 Lite, nonostante sia un Lite, che di solito non valgono un granché, in realtà questo è un ottimo Lite, però comunque come costruzione è inferiore alla gamma S10, quindi qualità dei materiali, S10 tutta la vita, avete un touch and feel migliore, anche se poi ci mettiamo sopra il cover di gomma, quindi cambia poco. Come display, tutta la gamma S10, a parte questo S10e, che comunque forse è migliore perché è più piccolo e ha la stessa risoluzione, quindi ha più densità di pixel, gli S10 diciamo superiori hanno una densità di pixel maggiore, hanno un display Quad HD che, ok, consuma più batteria, però è comunque superiore come specifica, ma anche come visione rimane leggermente più bella secondo me rispetto a un Full HD Plus, che su display così grandi ovviamente non si vedono i pixel, però magari risulta meno piacevole in alcune condizioni. Per il resto, come specifiche e prestazioni, sono molto vicini, devo dire, perché comunque diciamo sono paragonabili. Qua abbiamo un Exynos sulla gamma di S10, S10 Lite ha un Qualcomm molto performante, quindi è sicuramente un Qualcomm da top di gamma anche questo, senza dubbio, e anche la RAM è comunque da 6 GB come l'S10e, o la variante 8 GB un po' più rara come gli S10 superiori, però non fa la differenza, 6 GB, 8 GB, quindi in realtà vanno entrambi molto bene. Per quanto riguarda la memoria, abbiamo 128 GB come anche sugli S10 UFS, quindi memoria rapida anche per questo S10 Lite. Quindi diciamo che a parte il display fino adesso siamo in un pareggio. Allora, parliamo di fotocamere invece. Fotocamere ha più megapixel questo S10 Lite, però non fatevi ingannare, visto che i megapixel sono un po' uno specchietto per la lode, e questo lo dico sempre, io sono anche abbastanza appassionato di fotografia, e diciamo che avere tanti megapixel su sensori piccoli, e parlo di sensori di reflex, quindi reflex, sapete, ci sono due famiglie, diciamo, quelle APS-C e full frame. APS-C hanno un sensore più piccolo, ma si parla comunque di sensori
grandi 10 volte quelli di un telefono, e comunque quando si va a mettere 40 megapixel su un sensore piccolo da reflex, figuriamoci su questi, si va ad aumentare il rumore video, il rumore digitale, eccetera, eccetera. Quindi nel complesso su un telefono è la stessa cosa. C'è un motivo se i top di gamma non hanno mai per adesso tantissimi megapixel, vedi S10, su S20 si sono spinti un po' più in là, ma comunque la qualità fotografica degli S10 è veramente eccellente, hanno pixel più grandi, tra virgolette, passatemi il termine, e secondo me è un'ottica leggermente migliore, anche se sono paragonabili. Chiaramente foto con tanta luce vengono paragonabili, anche più definite, perché chiaramente con tanta luce, avere più megapixel, ok, non c'è rumore video e nel complesso si può andare a zoomare di più e avere immagini anche leggermente più dettagliate. Con poca luce o condizioni punta e scatta eccetera, secondo me è leggermente superiore l'S10 tradizionale. Per quanto riguarda invece i prodotti digitali, S10 Lite paragonabile ai due S10 che più grandi, mentre sull'S10e abbiamo un tasto fisico sul lato che è più veloce e secondo me più comodo rispetto a quello dell'S10 Lite. Batteria, devo dire che sicuramente questo qua batte l'S10e e anche l'S10 normale se la gioca con l'S10 Plus. Quindi, nel complesso, cosa dire? A parità di prezzo, io vi consiglierei di tenere l'S10 o di comprare un S10 normale. L'S10e ovviamente è un po' a parte perché se volete un telefono piccolo, allora prendete l'S10 e non avete un telefono più scarso, avete un telefono paragonabile. Alla fine i due telefoni sono paragonabili. Prendendo invece l'S10 avete un telefono secondo me comunque più completo, con funzioni anche interessanti come la ricarica per esempio ad altri dispositivi, quindi qua c'è la possibilità di caricare wireless altri dispositivi, tra l'altro qua si può ricaricare wireless, questo invece no, quindi anche qua piccole comodità che personalmente apprezzo e uso spesso, quindi su questo un po' mi mancherebbe la ricarica wireless. Quindi nel complesso ripeto, è un telefono leggermente inferiore come possibilità. E prestazioni invece pure sono paragonabili, ok? Quindi valutate un po' questi aspetti di cui vi ho parlato. Se avete domande, fatemele pure nei commenti, cercherò di rispondere sempre al più presto. Noi ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!